La CISL Funzione Pubblica del Lazio presenta Report Sindacale, periodico a diffusione multicanale di informazione ed approfondimento sindacale. È stato presentato il 20 settembre ultimo scorso, in una affollatissima conferenza stampa alla Biblioteca Nazionale di Roma, il libro bianco sulla pubblica amministrazione italiana. Studio congiunto realizzato da CISL ed Eurispes. Recenti inchieste giornalistiche, dichiara il segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni, hanno puntato il dito su fenomeni di assenteismo e di scarsa dedizione al lavoro in alcune realtà della pubblica amministrazione italiana, suggerendo l'idea che maggiori controlli ed un maggior ricorso a pratiche cosiddette meritocratiche possano risolvere il problema. Se quello che tutti vogliamo è un aumento della produttività della pubblica amministrazione, dobbiamo anche sapere che questa non discende, nel pubblico come nel privato, da un maggiore sfruttamento del lavoratore, pratica che può risolvere solo problemi di breve periodo o di emergenza, ma è la conseguenza di tre fattori, tra loro concomitanti, che sono gli investimenti, l'organizzazione e la cultura. Questa ricerca dell'Eurispes, condotta in collaborazione con la CISL, mostra, prosegue Bonanni, l'importanza che la pubblica amministrazione assume nel mondo moderno, in Italia ed in tutti i paesi sviluppati, in termini finanziari, economici, di forza lavoro. Mostra anche che, non molto diversamente dai salariati del settore privato, le retribuzioni medie dei pubblici dipendenti, le più basse d'Europa, non sono riuscite a tener dietro all'aumento del costo della vita, come evidenziato con largo anticipo dall'Eurispes e come scoperto nei giorni scorsi persino dall'Istat. Riducendo in termini di potere d'acquisto le già magre retribuzioni, ad esempio, di poliziotti ed insegnanti, per citare due categorie che coinvolgono milioni di famiglie. È stato messo in evidenza, infine, come il nostro paese non si collochi in cima alla graduatoria dei paesi europei che gravano maggiormente sul PIL per la spesa destinata alle retribuzioni del pubblico impiego, ma in una posizione intermedia ben al di sotto dei paesi scandinavi, della Francia e dell'Austria. È possibile affermare, conclude il segretario generale della CISL, che nella attuale situazione dei paesi europei di maggiore dimensione, tra cui l'Italia, anche in una fase di attuazione di politiche di contenimento della spesa pubblica, vi è un limite al di sotto del quale è impossibile scendere senza intaccare la qualità stessa dei servizi forniti. Per restituire dignità e amore al lavoro dei pubblici dipendenti, dichiara il presidente dell'Eurispes Gianmaria Fara, occorre invertire il processo e puntare su una vasta operazione di rilancio della immagine della pubblica amministrazione e dei suoi settori, che deve essere condotta sia sull'essere che sull'apparire. Occorre quindi contrastare, conclude Fara, un certo modo stereotipato di pensare alla pubblica amministrazione. La prima mossa da fare è quella di elevare la qualità dei servizi offerti ai cittadini, tenendo sempre presente che una delle condizioni necessarie per migliorare le prestazioni della nostra burocrazia consiste nella sua sburocratizzazione. Ma allora, perché il libro bianco sulla pubblica amministrazione in Italia? L'abbiamo chiesto a Rino Tarelli, segretario generale della CISL Funzione Pubblica. Perché abbiamo bisogno di un documento che resti dopo che si spengono i microfoni. Alla nostra gente bisogna dare dei dati e ai nostri avversari bisogna opporre dei dati. Questo è il motivo principale del libro bianco. Allora, il libro bianco serve per ridisegnare il panorama dell'organizzazione del lavoro, dei costi, dell'efficacia e delle responsabilità. Quindi non è un elenco di spese? No, è ben altro. È un progetto che denuncia quello che non va e dimostra perché non va e dà l'avvio a quello che bisognerà fare e dà gli strumenti per iniziare a fare. Bene, grazie.